stasera. Bene, buongiorno a tutti. Iniziamo la seduta con la seduta del Question Time e iniziamo con l'oggetto numero 127. È un'interrogazione del consigliere Sergio De Vincenzi rivolta all'assessore Chianella. Oneri di sicurezza aziendali disciplinati dalla legge regionale numero 3 del 2010, intendimenti della giunta regionale a riguardo dopo la sentenza del Tribunale amministrativo dell'Umbria numero 56 del 2018. Prego, consigliere De Vincenzi, mi raccomando il rispetto dei tempi, grazie. Sì, grazie Presidente. Buongiorno Assessore. Ma il tema è abbastanza tecnico, però siccome siamo in un tempo ormai di crisi avanzato e l'ANCE in questi, diciamo, nei recenti giorni aveva precisato qual è il costo di questa crisi sul settore delle costruzioni, un ridimensionamento del 60% con perdita di decine di migliaia di addetti al settore e una massa di salari che è passata da 220 milioni di euro nel 2008 a 100 milioni degli attuali, con tutto il problema che poi avremo della ricostruzione. Ecco, proprio nell'ottica un pochino di snellire la burocrazia e semplificare la normativa è emerso il tema appunto della legge numero 3 del 2010. La sentenza citata nel titolo, la 56, praticamente ha disapplicato e annullato l'efficacia di questa legge, in particolare il riferimento agli oneri della sicurezza, proprio in ragione della emanazione poi nel 2016 del decreto legislativo numero 50. Sostanzialmente qual era il tema? Lo dico per chi poi ci ascolta, che gli oneri venivano determinati sulla base di un preziario definito da una delibera di giunta regionale, andando praticamente a non tener conto di quelli che potevano essere le semplificazioni, ma soprattutto i risparmi che potevano derivare da canali delle singole aziende, senza nulla togliere a quello che era l'intendimento originario della legge, cioè quello di garantire maggiore sicurezza degli addetti nel lavoro e eventuali controlli anche sulla, diciamo, sul prezzo della manodopera stessa. Ora, il TAR ha sostanzialmente dichiarato nell'ambito di un bando per la manutenzione del chiostro di San Pietro emanato dall'università la legge sostanzialmente normativa abrogata e disapplicabile, tenendo anche conto che l'università non è poi ricorsa al Consiglio di Stato e che quindi questa sentenza determina di fatto la situazione indicata. Allora, proprio nell'ottica di una semplificazione, a maggior ragione prevedendo la questione della ricostruzione, se la Giunta ha preso in considerazione il tema, se intende continuare ad applicare la legge nei bandi pubblici che riguardano il finanziamento regionale e se ha in animo di presentare una proposta di abrogazione della norma stessa. Grazie. Grazie consigliere, ha esaurito tutto il suo tempo a disposizione, prego l'assessore grazie, di essere conciso nella risposta. Presidente, grazie. Grazie consigliere De Vincenti. La interpellanza è squisitamente tecnica, tecnico-giuridica direi, e il fatto alla base della sentenza citata nella sua interpellanza è questo, cioè una società ricorrente ha partecipato a una procedura negoziata per affidamento di lavori indetta dall'Università degli Studi di Perugia. Alla gara erano stati invitati 16 operatori, di cui 12 ammessi a formulare l'offerta, con esclusione delle altre offerte. La ricorrente sostanzialmente impugna l'aggiudicazione, unitamente alla lettera di invito a tutti gli atti di gara, lamentando la mancata esclusione delle altre, in quanto non recanti, a differenza della propria offerta, alcuna indicazione dei cosiddetti costi interni aziendali della sicurezza,
i quali, ai sensi del decreto 50, articolo 95, devono essere sempre indicati. Tale esclusione avrebbe impedito, ad avviso della ricorrente, l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, cosiddette anomale, in ragione del numero delle offerte superstiti inferiore a 10, con conseguente ottenimento a proprio favore della aggiudicazione quale offerta con il maggior ribasso. L'università si è costituita in giudizio motivando tutta una serie di questioni, però di fatto la sentenza del TAR si chiude con l'accoglimento del ricorso, in quanto in primo luogo, ove si ammettesse la possibilità in sede regionale di dettare una diversa disciplina per gli oneri di sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute, vi sarebbe una evidente lesione del riparto di competenze legislative in materia di appalti pubblici desumibili dall'articolo 117 della Costituzione. Non può nemmeno ritenersi, come vorrebbe l'amministrazione, che la legge regionale 3 sia rimasta in vigore pur a seguito del sopravvenuto decreto 50, contravvenendo tale tesi al rapporto tra leggi statali emanate in ambito di competenza esclusiva e leggi regionali in ambito concorrente o residuale, laddove si riconosce anche dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V l'operatività dell'abrogazione prevista dall'articolo 10 della legge 62 del 53. In realtà, consigliere Vincenti, non può essere presa a pretesto la sentenza del TAR per chiedere l'abrogazione della legge regionale, dal momento che norma statale e norma regionale non confliggono. Quello che si riscontra nel caso specifico appunto dell'Università di Perugia è che da un lato risulta che l'Università probabilmente, anzi quasi sicuramente, non ha correttamente applicato la legge regionale 3 del 2010, in particolare la delibera di giunta regionale del 2016 che faceva una serie di specificazioni appunto di attuazione di questo articolo relativo allo scorporo degli oneri della sicurezza e non l'ha pertanto saputo illustrare nel rispondere al ricorso. In effetti la legge regionale 3 sul punto non è in contrasto con l'articolo 95 del codice, dal momento che l'attenta lettura della norma regionale, l'articolo 23, della disciplina in attuazione dimostra che anche la legge 3 del 2010, dopo aver individuato gli oneri di sicurezza a monte, fa indicare nell'allegato 7 agli operatori economici concorrenti i propri specifici oneri aziendali. L'Università aveva sì individuato gli oneri della sicurezza aziendale, ma non aveva fatto compilare il modello, quindi sostanzialmente c'è stato un disguido, un errore di gestione dell'appalto finito, e quindi noi riteniamo che non sia proprio assolutamente il caso di modificare la legge 3 perché non confligge con il nuovo codice degli appalti. Sì. Consigliere. Sì. La ringrazio, assessore, ma io temo che qui la Giunta stia prendendo una posizione abbastanza discutibile, perché la sentenza parla chiaro, cioè qui c'è un tema di una legge dello Stato con la quale entra in concorrenza la normativa regionale su un tema che è quello della libera concorrenza, che è di spettanza nazionale. Il rischio qual è, visto che andiamo a parlare di ricostruzione, che avremo tutta una serie di ricorsi e di blocchi dei cantieri e di quanto accade, proprio perché si vuole magari continuare ad applicare una legge che, come dice la sentenza, è abrogata e disapplicabile. Quindi io credo che la Giunta regionale, di fronte a una sentenza così importante, non possa che prenderne atto e procedere come dovrebbe. Faccio solo presente, questo a titolo di ulteriore precisazione, che la determina dirigenziale dell'Università degli Studi di Perugia nel riassegnare i lavori ha determinato un risparmio del 35% dei costi. Quindi che cosa significa questo? Significa non caricare le aziende di burocrazia, visto che ci sono norme nazionali comunque che operano sempre nella tutela degli operatori, e quindi invitiamo la Giunta a riconsiderare la posizione. Grazie. Io stesso mi riservo poi di presentare una proposta di legge abrogativa. Grazie. Bene, andiamo avanti e torniamo all'oggetto 114, è una interrogazione della consigliera Casciari rivolta all'assessore Barberini.
Parto in anonimato, progetto Madre Segreta, informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente. Allora, dunque, un tema che purtroppo, quello dell'abbandono dei neonati, è di triste attualità anche nella nostra Umbria, se penso a quello che è successo i primi di agosto a Terni, dove una 27enne italiana ha abbandonato il proprio nascituro in un parcheggio di un supermercato vivo e purtroppo il neonato è morto, ha ammesso di averlo fatto per ragioni economiche, avendo già una bambina. Certamente appunto la gravidanza e la nascita di un figlio sono per la donna dei momenti particolari della propria esistenza, che incidono sulla propria vita, sulla propria emotività e anche nelle sue relazioni. Come ho detto, sempre più spesso, a causa di difficoltà economiche, ma non solo, sociali, ma anche psicologiche, la madre non riesce a affrontare da sola questa condizione e nella solitudine può compiere scelte affrettate, come un'interruzione volontaria di gravidanza o ancor peggio ricorrere a scelte drammatiche al momento del parto. Per contenere questi episodi estremi, la donna dovrebbe essere sostenuta e seguita in maniera più qualificata, dico, soprattutto dal punto psicofisico, per salvaguardare se stessa, ma anche il destino del bambino. In Italia, con il DPR 396 del 2000, è consentito alla madre di partorire appunto in anonimato, in un ospedale pubblico, di non riconoscere il bambino e di lasciarlo così nell'ospedale dove è nato. A seguito dell'atto di dichiarazione di nascita, redatto dal medico o dall'ostetrica, viene immediatamente fatta una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto e ciò permette l'apertura di un procedimento immediato di adottabilità e al contempo il riconoscimento alla madre naturale il diritto di riflettere sulla scelta che sta compiendo, che ha compiuto, un diritto che ha 60 giorni e quindi un momento importante anche per la mamma. Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli naturalmente la dovuta protezione nell'attuazione dei suoi diritti fondamentali, ma al contempo è garantito un parto in sicurezza e quindi una tutela della salute della mamma e del nascituro. Sulla scia della nuova possibilità che ha aperto questa legge, anche in Umbria è stato avviato un progetto che si chiama appunto Madre Segreta, che ha come obiettivo la prevenzione del fenomeno dell'abbandono traumatico del neonato, intervenendo nel momento nel quale la donna può mettere a rischio la propria integrità e quella del nascituro. Il progetto infatti prevede la formazione integrata degli operatori sanitari, sociali, amministrativi che si occupano della maternità e della tutela dei minori, potenziando le proprie competenze e professionalità, favorendo quindi questo parto in anonimato. In Italia in media nascono con il parto in anonimato 400 bambini all'anno che sono immediatamente adottabili. Evidenziato anche che però, a parte la proposta di un senatore leghista che è sul tavolo del governo per invece incentivare le culle per la vita, la quale presenza è anche in Umbria, precisamente presso l'ospedale di Città di Castello e nel 2014 nell'ospedale Santa Maria della Misericordia, e lo ricordo che le culle per la vita non sono altro che la versione moderna e tecnologicamente avanzata di quello che nel Medioevo era definita la ruota degli esposti, per un totale in Italia di 50, sì, che però non garantisce certamente un parto in sicurezza, anche se garantisce in qualche modo il futuro del bambino. Chiedevo appunto alla Giunta quanti bambini sono nati con parto in anonimati e in comparto in anonimato e in quali punti nascita degli ospedali pubblici regionali e invece quanti affidati alla culla per la vita, per conoscere quanti dei bambini partoriti in anonimato sono state avviate le procedure di adozione e come la Giunta intende sostenere ancora il parto in anonimato per garantire sicurezza al momento della nascita alla donna e al bambino. Grazie, prego Assessore per la risposta.
il tema che sottopone la consigliera interrogante è analizzato dal Servizio Sanitario Regionale. I dati sono i seguenti per quanto riguarda il biennio 2016-2017 per i parti in anonimato nei rispettivi diciamo punti nascita inseriti nei presidi ospedalieri della nostra regione. Più nel dettaglio, più nel valore complessivo è di 4 nati complessivamente nel 2016 e 8 nati in anonimato nel 2017. Nel dettaglio di questi 4, uno è nell'ospedale di Città di Castello, mi riferisco all'annualità 2016, uno all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, uno all'azienda ospedaliera di Perugia e uno all'azienda ospedaliera di Terni. Per quanto riguarda invece l'annualità successiva, quella del 2017, i parti in anonimato sono stati uno nell'ospedale di Città di Castello, uno nell'ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla, uno nell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, 3 nell'azienda ospedaliera di Perugia e 2 nell'azienda ospedaliera di Terni. Ovviamente quello dell'utilizzo delle CUL è fattibile, è realizzabile, diciamo, attuato nei presidi ospedalieri di Castello e Perugia, dove sono state ovviamente già installate. Ci sono richieste diciamo, attivazione della CUL anche in altri presidi ospedalieri. Le procedure di adozione seguono precisi dettami normativi, in particolare sono quelli previsti dal DPR 396 del 2000 e sono state attuate per tutti i bambini che sono nati in anonimato, quindi per tutti e 4 quelli del 2016 e gli 8 del 2017. Per quanto riguarda la formazione, è svolta in modalità integrata per tutti gli operatori sanitari e sociali che nei diversi ruoli si occupano della salute della donna e del minore, quindi tutti i vari soggetti, dall'ostetrica al medico, lo psicologo, cioè sono tutti in qualche modo coinvolti in questa attività formativa per rispondere al meglio a questo particolare e delicato momento. Tali attività rientrano più in generale nei piani di formazione delle aziende sanitarie regionali e continueremo anche con un potenziamento ulteriore per quanto riguarda appunto l'attività formativa per le persone nei rispettivi ruoli che sono impegnate nei rispettivi ruoli per garantire e assicurare qualità anche a questo prezioso servizio. Grazie. Grazie Assessore anche per i tempi. Consigliera Casciarri, veloce. Grazie per Assessore, ci ha fatto un quadro molto realistico. Mi auguro che appunto continui l'impegno per potenziare i numeri del parto in anonimato, perché credo che sia per un percorso, diciamo, di tutela a 360 gradi per una donna in un momento comunque difficile, di una scelta difficilissima che è quella di gestire il suo ultimo momento della gravidanza e il futuro del bambino e soprattutto di dargli quegli strumenti per poter riflettere sulla sua reale condizione, di non farsi prendere, insomma, dalla difficoltà del parto.